Ecco, con noi Orazio Arancio è un vero piacere, è un catanese, diciamolo, classe 1967, è stato un giocatore di rugby, ha giocato ad alti livelli, ha giocato in nazionale, ha vinto uno scudetto, ha partecipato alla Coppa del Mondo. Ecco, tutte queste informazioni li do per chi magari non è addentrato nella materia del rugby, ha ben due edizioni della Coppa del Mondo. Tu poi mi correggerai tutte le volte che io sarò impreciso. E per noi siciliani è un orgoglio, ecco, specialmente anche un catanese, un vicino di casa praticamente, è stato un assoluto protagonista sul finire degli anni 90, primi, ha preso tante soddisfazioni e ha portato in Serie A nuovamente l'Amatori Catania, la squadra della società, poi è stato allenatore, è stato dirigente, poi, ma di questo ne parleremo più avanti. Ecco, la mia primissima domanda è come ti sei accostato al rugby e come è avvenuto l'incontro con questo mondo che ti ha fatto innamorare di questo sport? Allora, innanzitutto salve a tutti, grazie per l'opportunità che mi date di parlare di sport e in particolare della disciplina Un che mi piacere. appassiona da sempre, il rugby. Allora, questo di come ho iniziato a giocare al rugby, in realtà ho iniziato casualmente ed è una e questo pensiero mi ha ispirato praticamente tutta la mia vita da post carriera sportiva da dirigente, nel senso, io ho iniziato casualmente perché giocavo a pallacanestro nella scuola che frequentavo, una scuola lasaliana, quindi di fratelli lasaliani, e c'era il campetto da basket e giocavo a basket. Fra l'altro mi divertivo senza falso, ero anche abbastanza bravo. Non ero altissimo per il basket, però, che ero solo 1 metro, sono 1,90 m, però per il basket di alto livello magari queste altezze non sono facili poi raggiungere alto livello con questa altezza. Per cui inizialmente giocando a basket è venuto un mio vicino di casa e mi ha chiesto: ma perché non andiamo a provare questa nuova disciplina? Avevo 14-15 anni, questa disciplina sportiva strana con un pallone strano. Io francamente non sapevo cosa fosse il rugby, mai sentito fino a quell'età, e sono andato la prima volta a provare, mi sono divertito, era uno sport di contatto, ma sono ritornato subito al basket. In quell'occasione conobbi diversi ragazzi che mi allenai 2 o 3 volte, non più. E dopo un anno incontro uno di questi ragazzi, che era anche comunque un caro amico, mi fa: stai hai ripreso a giocare a basket perché magari il rugby ti spaventa, hai paura del contatto. Non so perché fui punto dall'orgoglio, nell'orgoglio, e se no non è vero che, anzi, se vuoi torno. Sono tornato casualmente per dimostrare che non era affatto un problema di paura del contatto fisico, e non so che è successo, è scoppiata una scintilla e mi sono innamorato, ho lasciato tutto. E a 17 anni ho iniziato, 16-17 anni ho iniziato a giocare con questa squadra che allora era la Fiamma Catania, che era praticamente la polisportiva del Movimento Sociale Italiano, come la Libertas lo era della Democrazia, della DC. Quindi ho iniziato là. Poi il passaggio nell'Amatori Catania di Paolone, che era un membro del Movimento Sociale Italiano e che è stato uno dei promotori di tantissime leggi che hanno tutelato lo sport siciliano, di questo se vuoi poi parliamo, soprattutto la legge 8 alla 31 che risale al 1978. Il passo è stato breve perché comunque poi in 2 anni che ho giocato nella Fiamma mi sono comunque distinto e mi hanno scelto per giocare nell'Amatori. E poi dall'Amatori in Serie A, subito in Serie A2, vincemmo il campo in Serie A2, ci scontrammo con la squadra di A1 che all'epoca era la squadra di Berlusconi, il Milan, perché Milan e Berlusconi entrò in campo nello sport, gli servì come veicolo per la sua popolarità, acquisì il Milan Calcio, però fece una polisportiva, quindi la polisportiva era pallavolo, Sì, rugby, c'era calcio il baseball, anche l'hockey l'hockey sul su ghiaccio. ghiaccio, il baseball, sì, E ricordo addirittura prima, perfettamente. sì, esatto, prima squadra primi in A2 sfidammo la prima di A1, perché all'epoca le A1 e la A2 avevano la possibilità di giocare per il titolo. Sto parlando di Certo, circa certo, 25 anni certo, certo. fa, 25, no, di più, quasi 30 anni fa. Avevano la possibilità di giocare per il titolo, per cui andammo a Milano nella partita d'andata e pareggiamo 10 a 10, pazzesco per una squadra di A2 con quella corazzata. Poi la partita di ritorno con un
un campo, adesso si chiama Paolone, proprio dedicato a Benito Paolone, ma all'epoca si chiamava Santa Segnasti Maria la Corazzina. prima meta, segnasti la prima Fu meta la prima contro la meta di quella Manuele partita, Milano, io mi ricordo, sì. pazzesco. E Poi, praticamente, quando schiacciai la palla in meta, c'erano talmente tante persone, giuro, più di 10.000 in un campo che magari ne poteva ospitare solo 6. Venne tutta Catania, perché chiaramente una piccola città che sfida Milano, che sfida squadre Berlusconi, a Catania era un sogno, no? E quando schiacciai la palla in meta, praticamente la gente su totalmente tanto, che tremava, ti giuro, tremava pure il terreno. Talmente era una cosa emozionante. Poi perdemmo alla fine gli ultimi 5 minuti, però ci stavo, perché comunque loro erano Certo. uno Ma a proposito di squadrone che quei poi. tempi, tu giocasti sia nell'Amatori Milano che nel Benetton Treviso, che Sì, all'epoca erano le squadre che diciamo che si contendevano gli scudetti. esatto. Con Milano non riuscisti a vincere lo No, scudetto, ma poi con Treviso sì. con Con Milano Treviso pesco. sì. Col Milano perdemmo proprio, abbiamo perso proprio con, perdemmo proprio con la Benetton, una partita, una finale giocata male, preparata male probabilmente, Forse avevamo c'era sotto. Lainac in quel periodo nel Benetton, può essere che Sì, c'era c'era, Lainac. vabbè, anche, diciamo che Vabbè, anche il c'era Milan non Troncon. era, sì, anche il Milan non era da meno, c'era Ivan Sì, Francescano, Campese. però diciamo che erano due belle, però la squadra. Credevamo che eravamo già campioni d'Italia, e come si sa, quando tu ti sopravvaluti e soprattutto sottovaluti Ma l'avversario, poi la sorpresa. questi due club, in che cosa si distinguevano? Cioè, dov'è che tu respiravi maggiormente l'aria di Rugby Allora, in l'aria questi di due Rugby. club e in generale? Io ti faccio una piccola premessa: da piccolo ascoltavo le notizie, sentivo Metalcron Treviso, Sanson Rovigo, Petrarca Padova e io facevo: ma tutte là sono concentrate, tutte in No, Veneto. Cioè, tu. tuttora sono concentrate là. Allora, ci sono due cose da fare. Una premessa, che lo sport italiano è nordcentrico. Poi, nel senso, la maggior parte, se andiamo nelle categorie, sia come numeri di società, ma soprattutto se poi andiamo a guardare la Serie A o le massime categorie di tutte le discipline sportive, non è difficile notare che la maggior parte sono tutte società del Nord Italia. Perché questo avviene? La prima spiegazione è questione di impiantistica collegata anche a un'opportunità di risorse finanziarie che nel sud Italia, sotto Roma, non abbiamo. Mi spiego. Nel nord c'è un tessuto imprenditoriale molto florido. La maggior parte delle industrie appartengono spesso a famiglie storiche che investono una parte dei loro guadagni sul territorio in cui vivono. E mi riferisco a Armani, per esempio, adesso nel basket, però non è difficile fare il nome di Benetton, che per anni ha finanziato e vinto titoli sia nel rugby, ma soprattutto nella pallavolo, se vi ricordate, nel basket. Addirittura aveva anche una scuderia di Formula 1. E quindi noi questo tessuto imprenditoriale nel sud Italia non ce l'abbiamo. Tanti anni fa fu questa l'idea di base di Paolone, dice: non essendoci il tessuto imprenditoriale adeguato, creiamo delle leggi che possono finanziare le società sportive siciliane affinché possano comunque avere un budget per competere con queste corazzate, diciamo, con queste corazzate da un punto di vista economico. E se ti ricordi, fino a 20 anni fa, quando venivano stanziate. Nel 2000 venivano stanziati 24 milioni di euro e poi c'era anche la famosa tabella H che includeva alcune società sportive di vertice, del vertice siciliano. Noi vincevamo titoli, non dico in tutte le discipline, comunque se non li vincevamo avevamo squadre che potevano competere per il titolo fino alla fine. E mi riferisco a pallacanestro, pallavolo, abbiamo avuto Pallavolo, titoli. Paoletti Catania, tanto per dire. Bravissimo, è perché la pallanuoto avevamo ben quattro Pallanuoto, ragazzo. società in Serie A. Maschile e femminile. Esatto, avevamo la pallanuoto, la Nuoto Catania in Serie A, il Palermo, l'Ortigia, tre squadre in Serie A in una La categoria, pallamano. una disciplina come la pallanuoto, che eravamo campioni olimpionici e campioni del mondo, per cui disciplina importante. E noi, la Sicilia faceva la sua parte. Purtroppo negli anni, visto la crisi economica e poi anche, secondo me, un poco di
mancanza di cultura sportiva in chi ci amministra, nel senso la maggior parte dei politici o degli amministratori in campagna elettorale risaltano sempre la valenza dello sport come per la salute e come motore educativo per i nostri ragazzi, però poi ai fatti, alle parole devono seguire i fatti e nei fatti noi non abbiamo finanziamenti, tant'è vero che nel 2014 quei famosi 24 milioni diventarono zero, c'era da tagliare e la prima cosa che viene tagliata normalmente è lo sport. Dal 2014 a oggi qualcosa è, grazie prima al governo Crocetta e comunque all'assessore Barbagallo, incominciavano a rimpinguare questi fondi, queste leggi. Adesso sta continuando anche Musumeci e l'assessore Messina, stanno continuando a aumentare la disponibilità finanziaria di queste due leggi e qualcosa sta ritornando, la preoccupazione è dove puntare questi soldi, sullo sport di base, ripartire con lo sport di base e poi aspettare la migliore opportunità per lo sport di alto livello, quindi della Serie A, per incominciare a vincere di nuovo qualche titolo. Il problema è che come la fuga dei cervelli c'è anche la fuga dei migliori sportivi, proprio perché non avendo né l'impiantistica adeguata per poterli far allenare in modo adeguato, quindi per puntare veramente all'altissimo livello, né le risorse finanziarie per tenerli qua, la maggior parte dei nostri migliori atleti va al nord, anche negli sport individuali, mi riferisco alla scherma, la maggior parte, noi abbiamo schermidori fortissimi qua in Sicilia, ma non si allenano qua, purtroppo, non sono quindi da volano ed esempio per gli altri. E abbiamo Nibali che non vive qua, abbiamo Cairoli che non vive qua, nel motociclismo, anche gli sport individuali abbiamo, e negli sport invece di sport di squadra, i migliori talenti già a 16-17 anni prendono la valigia e vanno chiaramente su a nord. Quindi la prospettiva dell'alto livello per adesso la vedo molto lontano. Però la mia preoccupazione, anche alla luce della pandemia e di quello che sta lasciando sul territorio, la mia preoccupazione adesso è come riportare i nostri ragazzi a fare sport e attraverso lo sport educarli, perché noi abbiamo perso un po' di quella cultura sportiva che ci contraddistingueva tanti anni fa. Faccio un esempio banale, ma che lo cito sempre. Noi adesso non andiamo più allo stadio per tifare per la squadra. Io quando ero piccolo con mio padre, e saluto e gli faccio gli auguri a tutti i papà, visto che oggi è la festa dei papà, ne approfitto e Auguri, auguri a tutti, senz'altro. auguri a tutti i papà e a tutti Giuseppe. Chiusa questa parentesi, con mio padre andavo allo stadio per tifare per il Catania. Oggi molti dei mio nipote stesso e altri vanno per tifare contro la squadra avversaria. Capisci che è diametralmente opposta la cultura Una che cultura abbiamo. diversa. Perché una cosa è andare per sostenere la tua squadra, i tuoi beniamini, una cosa è per andare a tifare contro gli altri e non accettare nemmeno la sconfitta, perché lo sport, anche nella sconfitta, Non c'è la dovrebbe cultura della imparare. sconfitta, purtroppo. Non No, esiste tant'è più la vero che la cultura della maggior sconfitta. parte, ma là purtroppo è che il calcio, che è lo sport di riferimento del popolo italiano, poi ti dico che è uno dei miei sport favoriti, ti spiego anche perché è divertente. Da ragazzi abbiamo tutti giocato a calcio. Lo sport del calcio, rispetto a tutte le altre discipline, è di un'adattabilità infinita, cioè si può giocare a una porta, 3 contro 3, 5 contro 5, 20 contro 20, 50 contro 50 quando si fa le scampagnate, basta due zaini a fine scuola, metti due zaini, quella è la porta, giochiamo, prendi una palla, è adattabile su qualsiasi fondo, puoi giocare sul mattonello, sul terriccio, sull'erba, dove vuoi, sulla sabbia, è adattabilissimo, quindi è questo il vero successo dello sport italiano. Purtroppo poi a questa bellezza dello sport, a questa praticità e semplicità e divertimento di questo sport e calcio succede che è diretto da chi calcio non l'ha mai fatto e quindi se tu vedi tutti i presidenti delle società di calcio della massima serie sono tutti imprenditori o addirittura adesso siamo arrivati al punto in cui le squadre appartengono a fondi di Fondi investimento, azionari, sì. fondi azionari, fondi di investimento, non sai nemmeno a chi Beh, fa ci sono, riferimento, quindi perché. capisci bene che non c'è più la logica sportiva che accetti la sconfitta, cioè, adesso c'è tutta un'altra logica del business per la quale se la squadra perde, ma il primo motivo è l'arbitro corrotto, cioè non puoi aver perso perché sei più scarso oppure ancora più bello perché l'altro è stato più forte di te. Capito? Questa invece è una delle caratteristiche del rugby in cui attraverso il terzo tempo ci si cioè, si ha il tempo di complimentarsi con l'avversario, questo è uno dei valori Tornando aggiunti del nostro sport. al tuo trascorso rugbistico, poi arrivato a un certo punto tu maturi
maturi un'esperienza all'estero, vai a giocare nel Tolone, cioè passi dai rossoneri di Milano ai rossoneri, diciamo, di Francia. Cioè, non una squadra qualsiasi, poi il Tolone, che è tra quelle che sono notoriamente note come avere proprio in casa le partite di casa come una fortezza, lo Stade Maiolle inteso proprio come una cosa inespugnabile. Ci sono poche altre squadre Sono francesi che hanno leggende sullo delle stadio, sì. leggende, dice, come maturi questa diciamo, necessità, Allora, questa volontà di fare tutto un'esperienza all'estero, diciamo. nacque io ero andato a Milano, poi in Milano dovevo riscattare il mio cartellino, però in quel momento già all'Amatori Catania, quindi a Paoloni, ma già in quegli anni Berlusconi aveva deciso di disinvestire e tenere solo il calcio, se ti ricordi. Per cui doveva essere riscattato, ma siccome il riscatto del mio cartellino era abbastanza costoso all'epoca, non riuscivano, e allora all'epoca c'era possibilità, se giocavi in Italia hai comunque bisogno del cartellino della società sportiva, perché c'è il vincolo sportivo di cui apro una ulteriore parentesi, si sta discutendo in questi 2 anni, perché è uno dei punti della riforma dello sport che il governo vuole attuare. Non so se sai che c'è questo problema di riformare lo sport e il lavoro sport. Un Sono 5 punti, erano 6. La governance e il numero dei mandati è stato un attimo tolto per adesso, e sono rimasti 5 punti. Uno di questi punti è il vincolo sportivo. Quindi, tornando al mio caso, io avevo il vincolo con l'Amatori, non riuscivo a riscattare chiaramente neanche personalmente quella cifra. Avevo la possibilità allora di andare a giocare in un altro campionato francese, dove chiaramente non c'erano dei vincoli contrattuali. Sono andato all'inizio perché non avevo alternativa se volevo restare all'alto livello e continuare a giocare in nazionale, che nel frattempo già Sì, facevo adesso parte ne del parliamo della gruppo, nazionale, è sì, un facevo parte argomento del che ci gruppo azzurro, interessa. quindi andai a Tolone, insomma, ho passato un anno stupendo, perché veramente è una delle città più calde, forse una delle più rugbistiche di Francia, e Bella sono stato esperienza. anche per 3 partite, ho avuto l'onore di essere il capitano del Tolone. Per un italiano non è mai facile. Terra di Francia. Sì, in Francia, per un italiano, figurati. E poi in Francia la Stade Maiolle, il Tolone, è una società che vive di leggende. Ci sono tantissimi nazionali francesi, ed è una città che tiene all'imbattibilità sul proprio terreno. Per cui, ed è una cosa, diventi talmente popolare, beniamino dei cittadini di Tolone, che praticamente tu non esci, non paghi da nessuna parte, praticamente danno tutto il piacere che offri. E mi ricordo un aneddoto: feci una meta della vittoria contro la Gen all'ultimo minuto, e si complimentarono. Diedi un cazzotto in una rissa contro il Grenoble, insomma, una bella scazzottata. Praticamente gradirono talmente tanto la scazzottata che, quando feci la meta, andai al clubhouse. Sì, c'erano una o due birre offerte al solito da parte dei tifosi. Quando c'è stata la scazzottata, vado al bar e faccio: "Guarda, Arancio, ne hai almeno 15 pagate." Questo era giusto per dirti com'era lo spirito di allora, di una città che comunque tiene il rugby come momento di combattimento vero. Stata sempre, sempre contraddistinta. Andare a vincere a Tolone è praticamente impossibile per le altre squadre, e se vincono comunque se ne vanno gonfi tanti. Certo. Poi c'è, diciamo, l'esperienza di Treviso dove vince il campionato. Però vorrei arrivare direttamente alla nazionale, dove tu giochi per 34 partite. Però tu correggimi se dico delle inesattezze. Mi risultano 34 presenze. Ecco, qual è la gara che tu ricordi con maggior piacere e qual è quella dove ritieni di aver giocato meglio? Ma magari le due coincidono. Ecco, qual è quella gara che tu ti porti Allora nel cuore? Ecco. è difficile dire dove la seconda domanda è difficile, dove hai giocato meglio, perché chiaramente quello è un giudizio che dà poi chi ti guarda da fuori, non riesci mai a giudicarti, per cui su quello non ti so rispondere, perché quello dipende anche dagli allenatori e dai compagni di squadra. Non sono in grado di dirti qual è quella che ho giocato meglio, però sicuramente quella che ricordo con più piacere sono un paio, non una sola. Una per un motivo di orgoglio, perché
Vincemmo in Irlanda contro l'Irlanda, vincemmo bene, facemmo una partita stupenda ed era la prima volta che l'Italia batteva una squadra delle Home Union, che sono le quattro ovviamente Era squadre. un'amichevole, se Era, sì, non perché ricordo. sì, all'epoca, allora ti spiego, all'epoca prima di diventare sei nazioni, ovviamente era cinque nazioni, no? Certo. Erano cinque nazioni, nei weekend quattro giocavano, si E incontravano fra una di no. loro, no? E una no, quella negli anni precedenti al 2000, cioè all'ingresso dell'Italia a sei nazioni, che poi divenne sei nazioni con l'Italia, accettava di giocare con noi. Fu in quel periodo, dal 90, dai primi anni 90 e tutti gli anni 90, in cui l'Italia sistematicamente giocava e molto spesso batteva la Scozia. Battemmo la Scozia a Rieti, poi battemmo la Scozia di nuovo a Treviso, battemmo l'Irlanda 2 volte in Italia e poi la battemmo addirittura là. Poi Quindi battemmo la al Francia, Lansdowne Road, sì, al vecchio stadio, quello di nel legno che vecchio bastava, stadio, sì, adesso è esatto. tutto, adesso si chiama Viva Stadium, è tutto moderno, bellissimo fra l'altro, messo in modo trasversale rispetto al vecchio campo dove poi sotto passava il trenino che portava voi i tifosi in città, per cui tutto il legno, clubhouse in legno, cose bellissime. Ho avuto il piacere di giocare in quello stadio, battemmo l'Irlanda e quella la ricordo, è una partita stupenda, perché giocammo davvero bene e perché là veramente ci guadagnammo gli onori e il rispetto di tutti, perché non era facile battere l'Irlanda in Irlanda. Poi battemmo addirittura la Francia in Francia, la Francia neocampione cinque nazioni facendo Grand Slam o Grand Chelem come dicono i francesi, cioè battendo tutte le altre cinque nazioni, giocò con noi e la battemmo da freschi campioni, la battemmo a Grenoble per la finale di Coppa Europa che si chiamava prima Coppa Firà e là proprio fu deciso che L'apoteosi. l'Italia è pronta. Poteva, era pronta per il Sei Nazioni, Sì, diciamo, per il nuovo. soprattutto da un punto di vista sportivo, poi lo era anche da un punto di vista commerciale, perché comunque ricordiamoci che l'Italia ha 60 milioni di abitanti, quindi solo la Francia e l'Inghilterra possono essere, poi le altre due, Galles, Irlanda e Scozia, sono veramente paesi piccoli rispetto, quindi anche commercialmente era un mercato che andava esplorato da Ma parte del Regno. dopo diciamo, i felici esordi nel torneo del neonato torneo dei Sei Nazioni, io ricordo per esempio la partita inaugurale a Roma, al Con la Flaminio, Scozia. giocava Diego Dominguez, per esempio, battiamo la Scozia. E poi nei primi anni facciamo dei bei risultati. Riusciamo per esempio a battere l'Irlanda, riusciamo a battere più volte la Scozia, battiamo la Francia, perdiamo contro l'Irlanda, io ero presente a Flaminio con un drop di O'Gara all'80esimo, stavamo Esatto. vincendo. Ricordo una partita in Inghilterra dove perdiamo ma non subiamo mete, cioè dei risultati straordinari. Perché adesso, diciamo, ecco, sono 30-31 partite consecutive che non riusciamo più a vincere nel Sei Nazioni. È un ricambio generazionale, Ma l'effetto sorpresa è terminato. Cosa accade? L'affetto del pubblico però rimane invariato. sì, infatti, anche quello è un caso rarissimo da studiare perché tantissimi psicologi dello sport e comunque responsabili di marketing stanno cercando di capire come una squadra che perde 31 partite di seguito abbia comunque riesca a riempire lo stadio. Quindi vuol dire che la gente, oltre al risultato sportivo, comunque è affezionata ai valori del Certo. re. Non so per quanto tempo resterà ancora affezionata solo ai nostri valori, perché prima o poi qualche vittoria ci vorrà per Ha riguadagnarci fame di comunque un sport po'. vero, ecco, probabilmente è Sì, no, quello. è sport pulito anche in un momento di crisi di valori del calcio per quei motivi che ti ho detto, perché poi i calciatori e tutti gli operatori del calcio non hanno nessuna colpa. Ripeto, il calcio è poi una cosa astratta, non gli puoi dare colpa del calcio. Sento dire il calcio è malato. E allora dico, ma il calcio come entità astratta non è malato, semmai è malato chi lo dirige, no? Che non lo sta mettendo nella posizione giusta, nei valori. Il calcio sta creando tantissimi, questo è un peccato perché sta succedendo anche nel rugby adesso, purtroppo, tantissimi ragazzi disadattati, fra virgolette, nel senso che lasciano la carriera scolastica, la carriera studentesca, la carriera universitaria per concentrarsi solo sul rugby, dove purtroppo, a parte una cerchia di 60-80 persone che fanno i professionisti veri, poi tutti gli altri sono
semiprofessionisti o semidilettantisti, bisogna vedere, dilettanti, scusa, bisogna vedere se il rugby va considerato professionistico o dilettantistico, questa è una linea che, una discussione che dura da anni e che prima o poi andrà risolta. Anche là è uno degli argomenti della riforma dello sport del governo, cioè di dare l'opportunità a tutti gli operatori dello sport, ai lavoratori dello sport e non solo ovviamente i giocatori, ma anche i tecnici, gli allenatori, i preparatori, tutti gli staff, di regolare la loro posizione. Chiusa questa parentesi, si stanno creando, già detto, disadattati perché poi alla fine della carriera sportiva, non avendo nessun titolo di studio, comunque nessuna esperienza lavorativa, a 30-33 anni ti ritrovi, dici adesso che faccio? Alcuni vengono chiaramente sempre più bravi, vengono comunque, riescono a riciclarsi dentro la federazione ma e lavorare per la federazione nei club, ma non tutti riescono e molti hanno poi delle difficoltà nell'andare avanti. Quindi una delle missioni che in questi anni ha fatto la mia federazione è quella comunque di pretendere anche ai migliori giocatori di continuare a studiare, e molto spesso nelle accademie della federazione, anzi no, tutte le accademie della federazione, che include i migliori giocatori italiani, comunque hanno l'obbligo di frequentare anche la scuola con i risultati soddisfacenti, se no vengono chiaramente allontanati dall'accademia e tornano a casa, quindi è un incentivo in più. Per quanto riguarda la tua domanda, e tornando alla domanda da 1 milione di euro, non di dollari, perché non siamo più competitivi? Allora, le cause sono state analizzate in tutti i modi, ovviamente non è solo una, ce ne sono tante, alcune hanno dei pesi più importanti, però ci sono varie situazioni. Allora, innanzitutto, a mio avviso, l'Italia non è regredita rispetto agli altri, sono gli altri che secondo me sono andati molto più veloci di noi. A un certo punto, nel passaggio al professionismo pieno in Irlanda, in Scozia e in Galles, soprattutto, perché poi Francia e Inghilterra fanno un mercato a sé. Cioè sono una cosa totalmente, perché hanno talmente tante risorse finanziarie. Tu pensa che un club di top, di fascia top, di fascia alta, inglese o francese, ha lo stesso budget della nostra federazione italiana, di tutto il movimento italiano. Per dirti come siamo poi costretti a competere, è ovvio che le aspettative sono alte. Se poi metti i punti di partenza ti rendi conto, ma se è vero che solo un club loro ha lo stesso budget della federazione, come fa l'Italia a battere la Francia o l'Inghilterra, no? Perché hanno volumi, allora hanno. Ripeto, Francia e Inghilterra, per le altre tre nazioni poi parliamo, perché le altre sono più piccole di noi, questo discorso non vale, ma Francia e Inghilterra hanno delle risorse finanziarie, un serbatoio umano enorme, 10-20 volte superiore sia in termini economici che di risorse umane, superiore a quelle d'Italia. Quindi certe volte mi chiedo a chi pretende assolutamente le vittorie da parte dell'Italia, dice, guarda, ma se l'Italia vince, e lo ha fatto, bisognerebbe comunque domandarsi come fa una nazione con solo 80.000 tesserati e un budget così ridotto comunque a battere un colosso come quello. Quindi, siccome l'abbiamo fatto in passato, ovviamente le aspettative sono alte e non sto giustificando i risultati di adesso. Attenzione, sto dicendo che comunque dobbiamo sempre essere oggettivi e dire quali sono i punti di partenza, su quale base può contare il rugby italiano e quali gli altri, per capire poi cosa è successo. È vero che noi alla fine degli anni 90, i primi anni 2000 ci siamo avvicinati, li battevamo, abbiamo battuto, non abbiamo battuto mai l'Inghilterra, ma come hai ricordato tu ci siamo andati vicinissimo a batterli, perché adesso ci siamo allontanati. Allora la mia opinione è che loro comunque si sono organizzati, soprattutto Irlanda, Scozia e Galles, che sono nazioni da un punto di vista della popolazione 10 volte o anche 20 volte inferiori all'Italia, ma nella popolazione rugbistica poi sono superiori ovviamente come sport di base, e in più hanno il vantaggio che il rugby è uno sport popolare, per cui viene insegnato nelle scuole, nei college, che hanno delle strutture, degli impianti adeguati per fargli fare sport come il rugby, mentre in Italia non c'è una scuola che ha un campo da rugby, o un college o un'università, tutti hanno campi da rugby. In Inghilterra, Irlanda e Scozia, se tu vai, c'è un campo da calcio e due da rugby in Irlanda e in Galles, non due da calcio e uno da rugby, esattamente il contrario. Quindi i ragazzi hanno la possibilità di iniziare al rugby, di iniziare il rugby a un'età molto più bassa, con delle strutture migliori delle nostre e comunque dei tecnici che dobbiamo riconoscere nella fascia di età, sono molto bravi. Una volta con uno scozzese mi disse, mi rinfacciò,
a una cena delle Sei Nazioni, dice: voi i migliori allenatori li mettete tutti nelle squadre di Serie A, noi i nostri migliori di Serie A o comunque in nazionale, noi i nostri migliori allenatori li mettiamo nella formazione, nei club. Capisci qual è la differenza, no? Noi andiamo direttamente alle pretese di andare all'alto livello, mentre loro dice: noi tutto parte dal primo anello della catena. Se quell'anello della catena, cioè la fascia d'età fra i 6 e i 12 anni, dove comunque fidelizzi i bambini e comunque li avvii anche al rugby, se tu là sei bravo e li fai innamorare, insegni i movimenti di base, poi chiaramente tutto il resto del lavoro degli allenatori successivi è molto più facile. Quindi molto più facile poi continuare a perfezionare i loro movimenti, la loro tecnica, la loro comprensione del gioco. Quindi loro, diciamo, che partono prima e comunque si avvantaggiano rispetto a noi. E a pari età c'è una fascia d'età in cui 18-20 anni riusciamo con l'Italia a essere alla pari. Tant'è vero che l'under 20 della nazionale italiana partecipa fra le 12 squadre migliori al mondo insieme a. Continua a restare nel primo gruppo, cioè il gruppo 1 del 12 milioni, costantemente. L'anno scorso addirittura è arrivata settima, ottava, battendo Irlanda e Scozia. Quindi adesso abbiamo recuperato un po' quel gap rispetto alle altre nazioni nei settori giovanili. Però non si spiega il fatto per il quale poi, subito dopo, compiuti 20 anni, quando i ragazzi diventano, vanno alle scuole senior, se loro diventano fortissimi e te li ritrovi praticamente pronti per andare in nazionale maggiore, i nostri hanno bisogno ancora di 3-4 anni che non ci possiamo permettere. Quindi c'è qualcosa che non, nel meccanismo che non riusciamo a comprendere. Sicuramente la federazione, che da poco ha cambiato la governance, per la quale tutto il vecchio consiglio e il presidente ovviamente sono stati bocciati alle elezioni di domenica scorsa, esattamente di una settimana, 6 giorni fa, e adesso c'è una nuova governance, un nuovo consiglio, un nuovo presidente, che hanno dei punti totalmente, in alcuni punti hanno una visione totalmente opposta. E vediamo quello che succede, magari hanno loro trovato una soluzione, comunque le loro proposte sono migliori, vediamo quello che succede. Di sicuro non siamo lontani nei settori giovanili, non riusciamo a essere competitivi con le squadre senior, ed è un grande dispiacere, perché comunque i ragazzi nostri si impegnano, lo staff della nazionale italiana è uno staff di assoluto livello, tecnici preparati, appassionati, quindi non credo che sia incompetenza dello staff, non credo che ci sia mancanza di voglia dei nostri giocatori. Bisogna un attimo capire dove noi non riusciamo a essere uguali agli altri paesi leader del mondo. Tu cosa ne pensi? Cioè, c'è un'opinione diffusa tra ex giocatori, tra appassionati del rugby, che qualora la nazionale italiana di rugby debba ricorrere a un allenatore straniero, sarebbe meglio puntare sui francesi. Perché per similitudine di gioco, per mentalità, sarebbero quelli più indicati, perché ci sono anche dei precedenti, quale George Coste, Fourcade, Berbizier, Brunel, mentre c'è un po' di scetticismo quando è un neozelandese o un sudafricano, che forse sono lontani dalla nostra propria mentalità nell'affrontare il gioco. Tu cosa ne pensi? Sono solo, diciamo, o c'è No, qualcosa di no, no, vero? no. Sono punti di vista che vanno rispettati, su cui occorre riflettere, perché anche la mentalità dell'allenatore deve chiaramente comprendere e adattarsi alla cultura italiana, che non è facile. Perché poi volevo accennare a un altro punto in cui purtroppo nel movimento italiano, e lo dico subito, poi ti parlo degli allenatori. Il movimento italiano, come tante altre realtà e altre discipline sportive, il movimento rugbyista italiano non è unito. Cioè, mi spiego, nel rugby irlandese, scozzese, anche fra i club c'è competizione, fra i dirigenti e tutto, ma finita la competizione elettorale, comunque deciso gli organi, la governance, tutta la nazione va in un'unica direzione. Quando c'è la nazionale si ferma tutto. Per la nazionale è un orgoglio avere i nazionali del proprio club, dare la disponibilità ai propri giocatori ad andare a frequentare la nazionale. Da noi purtroppo alcune volte questo non succede. E io ho fatto un'analisi, anche una ricerca. Io sono laureato in economia con una tesi in statistica, per cui ho un po' di passione per i numeri. E ho notato, e non solo nel rugby, che lo sport italiano, le società sportive nascono da un ceppo originario,
che decide di fare quell'attività, in cui poi due dirigenti apicali litigano, uno se ne va e crea un altro club nello stesso territorio, ma lo crea perché hanno litigato. Quest'altro club che nasce in competizione, in conflitto, competizione è una parola bella, il conflitto è una parola invece negativa, nasce in totale conflitto con l'altro club e si fanno la battaglia. Poi in Sicilia questa battaglia diventa tipicamente siciliana, come dice Buttafuoco, nel senso che non è importante che io sappia fare le cose, l'importante è che ne fai tu, capito? Quindi diventa una guerra ad A perdere. autodistruggersi, a Sì. perdere, non una competizione, diventa un conflitto. E questo succede in tutta l'Italia, ma non solo in rugby, in tutta la disciplina, per la quale si creano poi negli ultimi anni in Italia praticamente c'è stata una campagna elettorale continua. Non so spiegarti perché, chiaramente chi non è riuscito a prendere la governance ha continuato a fare anche in un periodo in cui secondo me doveva adesso allinearsi, ok, ha vinto quel gruppo, il Consiglio, andiamo, fra 4 anni si vedrà. Come è successo adesso? Adesso io penso che il presidente che c'è adesso ha il diritto, visto che è stato scelto al 56% delle società, ha il diritto di governare come meglio crede, perché se l'è guadagnata la fiducia. Adesso lui deve essere lasciato in pace e deve andare avanti. E fra 4 anni, al rinnovo delle cariche, verrà giudicato su quello che ha fatto. Ma non si può pensare adesso comunque di continuare a fare una guerra. Adesso dobbiamo tutti i club. Abbiamo stabilito questo momento di confronto, abbiamo deciso, la maggioranza in modo democratico ha scelto questo, adesso andiamo Poi si deve andare tutti nella stessa tutti là. E direzione. i progetti che la federazione proporrà su tutto il territorio, ovviamente sono state fatte dei programmi elettorali, quindi ci sono già le idee chiare da parte da chi è salito, anche chi comunque non è riuscito. E adesso ci sono i programmi, se si fa fede a quello che è stato promesso il programma, adesso tutti siamo allineati. La maggior parte della popolazione rugbistica ha scelto questi programmi. Bene, adesso li dobbiamo seguire, anche chi non è contento di quei programmi. Perché se continuiamo a farci a ostruire perché per motivi di campanilismo io ero con lui, tu eri con lui, con l'altro, per cui adesso tu non conti più niente, ci faremo solo del male e questo non porterà Esattamente, non si i cresce successi così. nel movimento. Non si cresce né e quindi non facciamo né il bene dei ragazzi più giovani che possono approcciarsi al rugby in tutta serenità, né della nazionale. Adesso bisogna stare uniti perché è un momento veramente difficile per i ragazzi della nazionale maggiore, molto molto complicato per lo staff, c'è totalmente tutto buio, tutto nero, non si vede il tunnel, quindi sono demoralizzati. Ovviamente loro leggono le critiche che ci sono state, certe volte anche strumentali, per cui la nazionale gioca male perché la federazione alla voce, tutta una serie di motivi che comunque loro leggono e si sentono chiaramente, perché io li conosco tutti, io vivo e lavoro per la Federazione Italiana Rugby, per la mia disciplina, sono confederale, mi farei ammazzare per il rugby, quindi conosco bene o male tutto, conosco i ragazzi e so che in questo momento stanno passando un brutto momento, non è facile perdere 31 partite e continuare ad andare in campo. Sabato, domani ci aspetta l'ultima partita delle Sei Nazioni in casa di una Scozia agguerritissima che comunque vuole concludere nel migliore dei modi. Le Sei Nazioni, la Scozia ha battuto l'Inghilterra in Inghilterra, per cui io ho già detto che in che misura siamo, e sarà un'altra partita di sofferenza. Subito dopo bisognerà comunque ripartire con più calma. E questo poi, se riusciremo a chiudere il gap, quanto tempo ci vorrà per avvicinarci agli altri, non te lo so dire. So però dirti che i settori giovanili che stanno venendo fuori adesso ci sono delle buone prospettive, soprattutto negli avanti, e qualche fenomeno anche nei tre quarti. Per cui penso che se riusciamo a continuare a fare crescere questi ragazzi in tutta serenità e magari sono già pronti. E ricordo anche che l'allenatore attuale, il sudafricano Franco Smith, con cui ho avuto il piacere di giocare da compagni di squadra, perché io giocavo a Bologna e lui venne per la prima volta in Italia quando ero giocatore del Bologna, venne, c'è una splendida amicizia con Franco, quindi ora al di là non sto difendendo ovviamente Franco che non ha bisogno di essere difeso, avendo fatto parte dello staff degli Springbok del Sudafrica, per cui il suo curriculum parla chiaro. E quindi stavo dicendo, c'è da investire, avere pazienza, dare la possibilità a loro di crescere. Franco, questo l'ha fatto Smith, scusami, e se considerate che ci sono otto ragazzi che al primo Sei Nazioni non erano ancora nati.
per dirti, quindi che hanno 20, meno di 20 anni o 20 anni, perché siamo nel 2021, quindi 21 anni fa, sono tutti sotto i 20 anni, quindi è una cosa bella da ricordare. Insomma, Franco è riuscito in queste 6 nazioni e continuare a dare fiducia a questi ragazzi, inserendo veramente energie nuove. Adesso hanno bisogno di crescere in santa pace, ripeto, e sono 6 o 7 ragazzi che nel 2000 non erano ancora Non nati, erano ancora. Ti nel nostro primo anno di 6 nazioni. Va bene. faccio due o tre domande finali, poi ci abbiamo ai saluti, due o tre domande a Sì. bruciapelo. Così, intanto, quali sono stati gli avversari più forti con cui ti sei misurata? A me viene in mente Iona Lomu, per esempio, ma anche Pinar, però poi questo ce lo dici tu. Poi un'altra domanda, perché un genitore dovrebbe essere contento e soddisfatto nel sapere che il proprio figlio si sta avvicinando al rugby? Ecco, perché è da consigliare, diciamo, questo sport? E poi quali soddisfazioni ti sta dando il potere insegnare agli altri, poter trasmettere agli altri le tue conoscenze? Allora, partiamo dalla prima, se non ricordo, ma se non sbaglio, hai detto qual è Avversario. l'avversario più forte. Beh, ce ne sono stati tanti, anche in Italia, perché ho avuto i compagni in nazionale, ma erano avversari nei club. E quindi ne ho avuto uno particolarmente forte, e poi uno dei miei migliori amici, che è Franco Properzi, all'epoca uno dei piloni più forti al mondo. E quindi è stato il mio compagno di squadra, ma ripeto, nei club eravamo avversari, salvo poi fare quegli anni nel Milan insieme, per cui siamo diventati anche compagni di squadra. Ricordo che era veramente un giocatore duro, e poi comunque c'erano anche altri giocatori, compagni, ma erano avversari, era Ivan Francescato, Pedroni, che adesso purtroppo non ci sono più e ci hanno lasciato. Poi gli avversari di altri paesi, sì, ovviamente Jonah Lomu è stato, lo chiamano, in inglese si chiama freak, no? Uno che è supernatural, c'era cioè fuori da ogni, era veramente fortissimo, non era solo veloce, era forte, nessuno riusciva a fermarlo. Ci sono alcune scene in cui ha battuto quattro giocatori inglesi in finale, non mica in una partita normale, cioè proprio battuti fisicamente. E poi altri giocatori, Pienaar, no? Da un punto di vista fisico-atletico non era, secondo me, eccezionale, ma da un punto di vista carismatico lo era veramente davvero. Cioè, mi ha fatto impressione come tutta la squadra di Springbok lo seguissero, In un prendessero per suo. particolare contesto Sì. storico, tra Non lo ricordo come un grandissimo atleta da un punto di vista del fisico, però sicuramente era un leader. Poi altri giocatori che mi hanno impressionato, c'è cioè un numero 8 degli All Black che si chiamava Zinzenbroek, per la tecnica. E poi sudafricani, era un flanker come te. era Flanke, è un numero 8, ma è un giocatore con grandissimo estro, e quindi sapeva fare. Addirittura fece un drop da centrocampo, per dirti, con gli All Black, per dirti, è in grado di fare tutto. È un giocatore ecletico molto, molto forte. E sì, comunque ce ne sono tanti, e non è nemmeno giusto citarne solo alcuni, però veramente forti. Però Jonah Lomu, diciamo che è stato per me un punto di riferimento, una leggenda. È stato veramente un giocatore difficile da battere, diciamo, non solo da battere. Per Bene, poi quanto riguarda niente, la le seconda altre domanda, domande, sì. l'altra domanda Genitore. era quanto mi piace insegnare, se non sbaglio. Sì, anche quella, sì. Allora, Quanto ti piace e cosa provi nel trasmettere agli altri le tue conoscenze, ecco, quali no, soddisfazioni ti dà? mi appassiona tanto parlare di sport in generale, poi di rugby in particolare, che è quello che conosco un po' meglio, ma tutta la mia vita è incentrata su questo. Io ho finito la carriera sportiva, a cui non penso più, francamente, se non in questa occasione in cui me lo ricordate voi o mi chiedete di parlarne. Io la carriera sportiva, diciamo, ho girato paglia. Adesso c'è una carriera da dirigente dove spero di poter eccellere
o di avere un po' di successo come ho avuto da giocatore. Ho studiato per questo, sono uno, per questo dico sulla mia pelle, dico che i ragazzi che fanno sport anche di altissimo livello, che sono anche in nazionale, possono eseguire entrambe le carriere. Io mi sono laureato con un po' di ritardo, questo lo ammetto, però mi sono laureato in economia con una tesi sul rugby, per dirti quanto malato sono di sport, di sport e di rugby. Quindi poi riuscire a trasmettere le mie conoscenze, la mia passione per lo sport, la valenza dello sport, i valori dello sport, e non aggiungo altro perché sennò vi annoierei, io mi piace da morire. L'ho fatto per l'università di Jena, per la Core, che sto continuando a fare per l'università di Catania, che se mi continuano a dare l'opportunità, l'entusiasmo dei ragazzi, anche mercoledì ho iniziato il corso del 2021, il feedback è stato molto positivo, sono contenti, ma io non perdo occasione per poter trasmettere, quindi non solo all'università, ma in qualsiasi circostanza, in qualsiasi incontro, non mi sono mai tirato indietro, ho parlato delle mie idee, come ho fatto adesso con voi, ne ho fatta ieri un'altra con un'altra cara amica, e cioè io sono sempre disponibile a poter, qualsiasi occasione buona per poter promozionare lo sport e attraverso lo sport educare i nostri ragazzi. Io credo che ce ne sia veramente bisogno e un'altra mia battaglia è affinché gli amministratori, i politici si accorgano che veramente abbiamo bisogno anche di questo strumento. Non è l'unico strumento, che poi la scuola con l'educazione civica che fu tolta insieme all'educazione fisica tanti anni fa e adesso il risultato lo stiamo piangendo tutti quanti. L'apertura degli impianti sportivi scolastici oltre l'orario curricolare, cioè oltre l'orario scolastico, cioè bisogna trovare delle soluzioni dove alle parole i nostri politici, i nostri amministratori devono seguire i fatti assolutamente. E in questo caso purtroppo siamo ancora indietro e soprattutto nel Sud Italia, soprattutto in Sicilia possiamo fare tantissimo. La nostra popolazione, dei nostri ragazzi siciliani ha un tasso di sedentarietà nettamente superiore ai ragazzi del nord Italia e comunque dell'Europa in genere e soprattutto alla sedentarietà si lega un tasso di sovrappeso preoccupante. Perché comunque un ragazzino fra i 10 e i 15 anni che ha un tasso di sovrappeso importante sarà, è brutto dirlo, ma è peggio non dirlo, nel senso sarà poi un malato che ha bisogno di cure dal diabete a Certo. problemi Di al cuore, circolazione. circolazione, anche all'apparato scheletrico, perché il sovrappeso porta dei problemi anche all'articolazione e tutto, che dovrà comunque essere curato dalla comunità. Quindi le prospettive, se sono queste, le statistiche continuano a peggiorare, il tasso di sovrappeso e la sedentarietà, se questo tasso continua, il futuro di questi ragazzi non è roseo e non lo sarà nemmeno per la sanità siciliana, perché tutti dicono che prevenire è meglio che curare, però poi di fatto i soldi per lo sport diminuiscono, non si capisce come, o gli impianti vengono abbandonati, perché oppure un'altra cosa, un'altra mia battaglia è. Io non credo che la soluzione migliore sia che il comune dia gli spazi in gestione ai club, perché in un paese normale, cioè in una realtà normale, è l'amministratore che mi deve dare lo spazio dove io poter allenare i giocatori e i bambini. Cioè, anche gli spazi dentro i vari quartieri, quelli che io chiamo gli spazi a chilometro zero, devono essere manutentati devono essere costruiti e manutentati dall'amministrazione, dal comune e poi i ragazzi ne usufruiscono, cioè deve essere parte dei servizi che il comune mi deve offrire attraverso il pagamento che io pago delle tasse, no? Allora tu mi devi offrire uno spazio perché in tutti i paesi civili c'è uno spazio sotto casa dove poter giocare e questo purtroppo al sud non avviene più e poi con tutto quello che sentiamo dire, anche visto che non c'è una grande sorveglianza, nessuno si azzarda a mandare i bambini più come facevo io quando ero piccolo perché comunque c'erano i genitori, le mamme, per lo più erano casalinghe, adesso ovviamente è cambiato, giustamente non hanno tempo, però proprio per questo dobbiamo andare incontro ai nuovi modi di vivere. Allora, prima c'erano le mamme che dal balcone, signora, io vado a fare la spesa, ci sta attenta lei ai piccirilli nel cortile che io vado a fare la spesa? Assolutamente, signora, non si preoccupi. E si cambiamo il turno, e noi giocavamo sotto nel cortile, anche tipi chiappa chiappa, carica botte, quello guardi e ladri, non so se. E comunque si correva, sì. Certo. Adesso prova ad andare in un quartiere e trovare dei bambini che giocano. Non c'è. Non ci sono, anche che non hanno nessuna opportunità. Quindi, e tornando alla questione degli impianti sportivi, darle in carico alla società sportiva non gli stai facendo un favore come credo, come fanno credere. Per me non è un favore, perché poi la società sportiva comunque deve gestire
e deve gestire anche l'impianto, quindi ai costi dell'attività si aggiungono anche i costi della manutenzione dell'impianto, d'accordo? Chi ripaga poi questi costi? Ovviamente le quote sociali dei ragazzi che poi si iscrivono a quella scuola o quell'accademia o che vanno a praticare in quel campo devono pagare. E aumentano le quote, no? Perché non è più una quota sociale che dovrebbe pagare il comune, diventa una quota al club, perché dice io lo devo il comune me l'ha data a me, io lo devo pulire, devo tagliare l'erba, la devo innaffiare, mi costa di acqua, di luce e tutto, e chi la paga poi? Alla fine questa gestione la sta pagando le famiglie, lo pagano, Le mi segui? famiglie, è chiaro che E se io si non lo accostano trovo, delle no? spese, Non lo certo. trovano qua. E in più cosa succede? Che chi gestisce il campo fa terra bruciata, dice no, il campo ce l'ho io, adesso non ci allenano solo i miei ragazzi. Altra cosa che purtroppo succede, e bisogna dirlo questo, non succede sempre, ma succede spesso. Purtroppo. E quindi sì, e quindi io devo dire che la mia idea è quella che gli impianti devono essere gestiti dal comune in sinergia con i club che hanno il know-how di come poter gestire al meglio l'impianto e quindi ottimizzare i costi. Mi segui? L'acqua, la luce, evitare gli sprechi. Ma deve essere il comune che deve dare questo campo alle società e darlo a tutte, perché questi impianti sono dati in gestione a un club, ma sono stati costruiti con i soldi della comunità, non ce lo dimentichiamo. Non è che un club è arrivato e il campo se l'è costruito da solo. E poi finiamola con questi impianti che sono solo del calcio, sono impianti, soprattutto quelli polivalenti, sono polivalenti, sono stati costruiti con i soldi di tutti i cittadini, anche di quelli che non giocano a calcio e vogliono giocare a È rugby, a chiaro, hockey, a pallacanestro. Quindi dobbiamo sedere, finalmente sederci e dire, sentite, dobbiamo cambiare il trend della nostra popolazione, perché poi è un'altra cosa, se aumentano le tasse, il mensile che bisogna pagare per mandare i ragazzini a fare la competizione. Solo alcune famiglie se lo possono è chiaro. permettere, Se lo posso quelle che hanno 3-4 figlie e comunque hanno, a permettere. stento riescono a mettere, desistono e lasciano a casa il figlio. Quando lo lasciano a casa E con sono la burattina, potenzialità che vengono meno, sì, lo lasciano potenzialità che avanti. vengono meno. Esatto, quello poi un altro discorso ancora. Poi, e lo lasciano a casa con delle briochine. E poi. Non è, aspetta un attimo che ritorno perché si è bloccato di nuovo, ho ricevuto una telefonata. Mi senti? Mi Sì, senti adesso? Sì. ti sento E perfettamente. quindi vengono iperalimentati, restano davanti a casa per sicurezza. Dicono, stati a casa davanti al televisore, giocano solo con i giochini elettronici e diventano e siamo là e ritorniamo al punto che ti dicevo prima, in cui non abbiamo una popolazione che non è in grado di vivere in salute, purtroppo. Io Benissimo, spero di non essere stato troppo monotono su è questo. stata una piacevolissima chiacchierata, ci siamo dilungati, siamo andati oltre la durata prestabilita, ma è stato un piacere. Grazie, grazie. Mi viene quasi voglia di fare una seconda trasmissione per Quando parlare vuoi, di io sono tantissime sempre altre cose. disponibile. Sono sempre disponibile. E ti ringraziamo tanto e ci ha fatto veramente piacere. Un abbraccio a te, alla tua famiglia, a tutti gli appassionati del rugby. Viva il rugby! Evviva lo sport, io Viva lo chiaramente sport! ripeto, tipo per lo sport, è un'altra cosa che poi ti lascio andare, che i nostri ragazzi dovrebbero avere nell'età scolastica la possibilità di conoscere tutte le discipline. Io sono un esempio di un ragazzo che ho conosciuto il rugby casualmente. Se non ci fosse stato il mio vicino di casa che mi sfidava a dire andiamo a giocare là, io non avrei mai giocato a rugby. Mi segui? Forse, per cui pensa quanti potenziali talenti noi abbiamo in Italia che purtroppo non potendo in gioventù conoscere qual è la disciplina che più gli si addice alle loro aspettative, perdiamo, capito? Perché a Perché scuola se specializza ne abbracciano una, ma magari non è la loro, e dunque dopo un non po' è la lasciano loro, perdere. è una forzatura oppure l'unica È una opportunità, perché forzatura. nelle scuole si gioca solo o a calcio o pallavolo o pallacanestro, basta. Tutto il resto devono essere le federazioni. Allora una soluzione anche là si può trovare una sinergia con le federazioni e fare in modo, e là dovrebbe intervenire il Ministero delle Istruzioni. Troviamo un protocollo in cui tutte le discipline a turno possono entrare nella scuola e proporre la propria disciplina, permettendogli poi di utilizzare gli impianti, capito? Perché poi gli impianti, anche la palestra della scuola, molto spesso le scuole sono chiaramente seminate su tutto il comune, no? Però se poi finita la scuola alle 2, la scuola chiude e l'impianto che c'è nella scuola, il campetto da basket, non viene poi riaperto per essere utilizzato dai ragazzi del quartiere, è un peccato mortale. Perché se io garantisco che te lo pulisco, te lo sistemo, lo guardo, non me lo devi dare il pomeriggio.
mi riapri la scuola e io ci vado ad allenare. In tutta sicurezza mi segui, con le garanzie. Tutto questo va discusso con la scuola, col ministero, va discusso con le federazioni, trovare un modo in cui tutte le federazioni abbiano la stessa opportunità, fare in modo che un ragazzo che non è di una classe, che ha difficoltà, di una famiglia con difficoltà economiche, possa fare anche il nuoto, che è abbastanza costoso, perché ci vanno solo le classi più agiate a fare il nuoto, che possa fare ciclismo e permettergli di comprarsi la bicicletta o di comunque utilizzare una bicicletta, possa fare canottaggio. Così abbiamo la possibilità di veramente di fare attività a tutti quanti. Allora lì sì che è uno sport per tutti. D'accordo, grazie di tutto, Orazio, è Non mi stato dare prezioso. più la parola perché sennò poi sei spacciato. È stato Va preziosissimo, è stata una bella esperienza. Grazie, bene. Grazie a voi, grazie, grazie. Alla buon prossima, lavoro e arrivederci, grazie ancora. arrivederci. Ciao.